le sue emozioni e le emozioni che ha vissuto tutta la sua diocesi. Allora, eccellenza. Beh, è stata l'opportunità per il Papa di vivere un momento tradizionale qui per la città di Castello, la festa dell'Assunta, è una tradizione già iniziata con il Papa Giovanni XXIII, è stata conservata sempre questa tradizione, tranne poche volte. La prima volta Papa Paolo VI, poiché c'erano dei lavori, ha celebrato nella chiesa sottostante. Un'altra volta Giovanni Paolo II, in occasione dell'anno santo, ha celebrato la festa dell'Assunta a Roma. E poi c'è stata l'ultima volta Paolo VI che ha celebrato l'Assunta alla chiesetta della Madonna del Lago, dicendo: non so se l'anno prossimo io sarò qui con voi. E Papa Francesco ha raccolto questa tradizione. Quando gli ho detto che c'era questo appuntamento, anche se aveva ormai deciso di trascorrere il tempo dell'estate a lavorare giù a Roma, mi ha detto: verrò senz'altro. Ed è stato così, ha potuto ancora una volta sperimentare anche il calore di questa gente che ha desiderato la sua presenza. È rimasta forse un po' delusa per questa decisione, ma le decisioni dei genitori si capiscono sempre. E diremmo, il Papa si è mostrato sereno, anche adesso sì, prima di andare via tutta, ha salutato tutta la gente presente, anche a pranzo ha avuto la compagnia, l'ospitalità del Cardinale Segretario di Stato e la compagnia anche del Cardinale Decano, e siamo stati insieme in fraternità. Grazie, Monsignor Marcello Semeraro, per essere stato con noi. La linea torna allo studio da Castel Gandolfo, è tutto.